Tazzo. È un altro quadro anche questo, un'altra storia. La Camera di Commercio di Padova ha aperto un numero verde gestito da degli psicologi per dare aiuto e supporto all'imprenditoria. Stanno chiamando da tutta Italia, perché qualcuno ha riportato quel numero su qualche forum. Tutta Italia chiamano, senta cosa devo fare, come devo gestirmi. Tanto per far capire, qui abbiamo degli esponenti politici. Potrebbero servire al paese 30-35 miliardi di euro all'anno da trovare così subito, senza grandi riforme strutturali, senza tante beghe di partito. Possono servire? Rispondetemi. 30 miliardi all'anno? 35 miliardi di euro all'anno potrebbero per servire. Per farci cosa? Intanto dare un po' di ossigeno allo stesso paese, alla locomotiva. Ma dove si prendono? Tassiamo la prostituzione. La prostituzione è tassata in tutto il mondo. In tutta Europa, fatalità, è l'unico paese in cui non è tassata l'Italia. Sono 120-140 miliardi di euro di giro bianco, dopo ci mettiamo anche quella nera, probabilmente andiamo oltre i 200 miliardi di euro. Facciamo una flat rate, un'aliquota fissa, 20-25%, vengono fuori ogni anno tranquillamente 35 miliardi, senza andare a intaccare le tasche degli italiani. Volevo fare una battuta, ma evito, visto il mio... faccio ormai. No, ho visto bon ton. Due riforme strutturali, questo sì che dà avanzare alla classe politica che al momento sta al governo. La prima, ridefinizione del sistema bancario italiano. Il sistema bancario italiano, abbiamo capito, l'hanno voluto privatizzare, l'hanno messo in quel posto a tutti privatizzandolo. Adesso c'è bisogno, c'è la necessità endemica per il paese, almeno di replicare un modello stile quello brasiliano, quello di Lula, che ha capito che le banche devono essere un'infrastruttura a servizio del paese e non il contrario come è stato. Non vogliamo non vogliamo nazionalizzarlo totalmente, fantastico, almeno ce ne prendiamo tre o quattro che diventano di diritto pubblico. E allora ecco che anche il ministro Tremonti, anziché andarsene fuori in televisione e dire dannazione, mi sono inventato i Tremonti bond, ma le banche non li vogliono sottoscrivere perché perderebbero altrimenti la governance. Questa è una, forse la prima operazione da portare in essere per il corso dell'anno. Se termino. Non un attimo, perché in verità su questo la politica si sta riappropriando delle banche. Guardiamo questa cartina pubblicata oggi sulla Repubblica Economia, no, che dimostra come ci saranno attraverso le... Finisco, dopo terminato. La terza soluzione da porre in essere per rilancio, o se non altro il sostentamento e il supporto al paese... Se è troppo buono, Agnoletto. È la ridefinizione della sovranità e della sovranità della politica monetaria per il nostro paese. Basta schiavi di Bruxelles. Decidiamo. Cioè, non ho capito, lei vorrebbe ritornare alla lira? No, alla lira. Ritornare alla, ma quale scudo? Ma che cosa vuol dire battere la sovranità monetaria? Che è l'unica forma di economia sana. La sovranità monetaria, professore, lei mi spiace dirlo, ma secondo me è obsoleto ormai, mentalmente parlando. Fa parte della preistoria, e infatti lo troveremo scritto nei libri di storia prossimamente, perché tutta una serie di economisti altolocati, docenti di economia degli anche anni passati, docenti di economia ormai hanno fatto storia, perché i modelli che hanno insegnato all'università si sono dimostrati completamente fallimentari. E questo vale dalle grandi università di prestigio fino alle università fino agli atenei di provincia. Ma di criticare il modello dovrebbe studiarli, cosa che non ha dimostrato questa sera e anche nelle sue pubblicazioni. A dimostrazione del fatto che deve criticare su una base razionale. A dimostrazione del fatto che non si magari può... ci fossero dei giovani così capaci da sostituire. Diciamo che la vita economica di Benedetto, però. Ma lei non è di questa generazione, purtroppo, nonostante le sue ambizioni. Io voglio rispondere a questo punto. Finalmente diventa violento. No, nel senso la parola gliela do io dopo la pubblicità. Ma no, è una questione di principio.